ancora un altro giorno. È ora di alzarsi. Dicembre 1965. È da questo giorno che ho ereditato il mondo. Sono solo 3 anni e mi sembra più di un secolo. Silenzioso. E ancora tanti da bruciare, ogni giorno di più. Si nutrono col sangue dei più deboli e lasciano a me i loro corpi per il rogo. Trasmetto sulla frequenza internazionale. Passo. Thank you.
mangiare mi piaceva, ora mi disgusta, è solo un carburante per sopravvivere. Stamattina prenderò caffè e sugo d'arancia. Prima però devo pensare a come difendere la mia vita, occorre l'aglio innanzitutto. Ce ne vuole di più, molto di più. Cercalo e lascia stare tutto il resto. Di arrabbiarmi. L'ira mi può rendere vulnerabile, distrugge la ragione e la ragione è il solo vantaggio che ho su di loro. Devo scoprire dove si nascondono durante il giorno. Devo scoprirli uno a uno. Vediamo un po'. Dove ho smesso ieri? Quartiere Nord e 11 eliminati. Più di 3 anni e mi resta ancora più di mezza città da esplorare. Grandi da tenere aperta la ferita ed evitare che si rimargini. Quanti ne devo ancora fabbricare prima di distruggerli tutti? Vogliono il mio sangue, la mia vita in cambio della loro. Aspetta, l'aglio. Devo rimetterlo al suo posto. Vivi a un passo dall'inferno e dimentichi.
freschi. Prendo solo quelli che mi occorrono. Qui si conservano meglio. Thank you.
ci vedo! Bob! Un altro giorno. Cominciare da capo un altro giorno. Thank you.
Morgan, mi ascolti, Morgan, li uccideremo. Esci, Morgan! Tre anni. Tanto 6 anni. Virginia? Sì. Oh no, il trucco, i capelli. Ehi, dove siete? Tutto ciò che riesco a vedere... No, aspetta, aspettavamo. Sento dei bambini, ma non vedo bambini. Apri la scatola e vedrai. Ah, hai portato un regalo. Guarda un po' questo. Questa è pura teoretica, Sam. Teoretica? Devo ricordarti che la teoria è l'inizio di ogni soluzione? In Europa la malattia è portata dai venti. È così, Sam? Ma può darsi. E tu che ne pensi? No, non è così, Virginia. Ma hai delle basi per affermare questo o è una supposizione? Non accetto queste fantasie semplicistiche spacciate dai giornali e dai rotocalchi. Io sono uno scienziato, non un allarmista. Tu stai fischiando tra le tombe. Vuoi alludere alle mie ricerche di laboratorio? No, sappiamo bene quanto hai lavorato. Scusami, Sam, ma non mi piace l'idea di un'epidemia universale che distruggerà il mondo. Giù Sam, facci vedere i giochi con le carte. D'accordo, come si fa a resistere a questo musetto? Va bene, le carte! Le carte! Robert, dimmi, è possibile che questo germe sia trasportato dal vento? Beh, tutto è possibile, Virginia. I migliori cervelli del mondo si sono dedicati attualmente allo studio accurato di questo fenomeno. Il germe è visibile al microscopio, ma non assomiglia ad alcun germe noto. Che cosa vuoi dire? Che non può essere eliminato con nessuno dei sistemi di cui disponiamo. Ma se il mondo intero è impegnato, si troverà una soluzione. Senti, mammina, quand'è che tagli la torta? Adesso il problema più immediato è tagliare la torta. Mammina! Mammina! Vengo! Thank you.
Il vento ti ha svegliata? Sì, come sempre. Come ti senti? Benissimo. Non alzarti, cara. Ti preparo la colazione, non sono malata. Non importa. Sto benissimo. Tu vai a leggere il giornale, caro. Va bene. Tesoro, se non ti senti bene, ti prego, torna a letto. Sono solo un po' stanca, nient'altro. Vorrei che qualcuno trovasse il vaccino. Stiamo lavorando tutti per questo, Virginia. Forse sarà meglio non mandarla a scuola oggi. Va bene. Ma tu pensi di andare a lavorare? Devo. Bob, sono spaventata. Andrà tutto bene, amore, vedrai. I bacilli si stanno moltiplicando. Ciò esclude del tutto la teoria del midollo osseo. Questo esemplare ha più corpuscoli bianchi di quando lo metto nel vetrino. Queste cellule continuano a vivere sebbene staccate le une dalle altre. Ci deve essere una soluzione. Ha sentito che tutte le comunicazioni intercomunali sono state sospese? Sì, ho sentito. Ora tocca a noi. Continueremo a cercare. Dov'è Cortman? Dovrebbe arrivare ora. Continuate sulla teoria del virus finché non deciderò altrimenti. Bene. Cortman? Sì, dottore. Adesso Morgan la informerà. Va bene, dottore. Che ha detto il grande scienziato oggi? Le solite cose? Sta cercando come tutti quanti noi. Al diavolo le ricerche. Le strade sono piene di cadaveri. Devono gettarli tutti in quel maledetto cratere per bruciarli. Ma il sublime dottor Mercier continua ancora ad insistere su quella sua banale teoria del virus. Smettila, Sam. Almeno ci mettesse un po' di immaginazione. È molto semplice, Sam. Un germe sconosciuto sta diffondendosi in tutto il mondo. È molto contagioso e letale, quasi come la peste. E non credi che qualcuno dei morti sia tornato sulla Terra? Rimettiamoci al lavoro. E perché mai bruciano i cadaveri? Perché non li sotterrano? Perché è il sistema migliore per arginare il contagio, per impedire ai germi di diffondersi. Questo è ciò che abbiamo creduto finora. E tu vorresti forse che credessimo ai vampiri? Se esistono, sì. Ci sono in giro certe storie, Bob. Ma la gente ha perduto la testa per la paura. Forse. Però sono troppe per essere una coincidenza. Si racconta di gente morta che è ritornata. Ma sono storie, Sam, sono storie. E sai dirmi perché i contagiati sono sempre stanchi durante il giorno? Perché non sopportano la luce del sole? Perché vanno in giro solamente la notte? Vieni qui. Guarda. Lo so benissimo. Guarda! Sono bacilli o no? Ma non cambiano. E questi bacilli non sono stati trovati nel sangue di tutte le persone infette? Anche se ci sono, non puoi respingere quelle storie, Bob. Il fatto è che se esistono i vampiri, essi esistono nonostante questi germi. Sì, ma adesso mettiamoci al lavoro. Per il momento questa stazione continuerà i suoi ininterrotti servizi su questa calamità nazionale. Ed ora ci colleghiamo con la sede del governo, dove Sua Eccellenza, il Primo Ministro, parlerà dal suo ufficio a tutto il paese.
Poi, d'accordo con il governo, ho dichiarato tutta la provincia zona gravemente colpita dall'epidemia. La salute pubblica dipende dal fatto che i corpi dei morti vengano bruciati. Dovete comunicare immediatamente al Dipartimento di Sanità Internazionale se nella vostra casa si trova una vittima di questa peste. Per nessun motivo sono consentite Nessuna novità? Oh, no, nessuna. Nessuna. Mammina, dove sei? Mammina, non ci vedo. Mammina. Vado a chiamare il medico. Ho detto di no. Virginia, non c'è nulla che possa fare. Ma non possiamo abbandonarla così. In questo modo può ancora salvarsi. Se chiami il medico, lui deve denunciare il caso. Vuoi questo? Mammina, mammina, mammina. Mammina, ti prego, aiutami, mammina, mammina. Ma tu sei sicuro che la cecità è il primo sintomo. Non devi chiamare il medico in nessun caso. Nessuno deve entrare in questa casa. Ricordatelo bene. Mammina, 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 tu dove sei? Darò un passaggio a St. Cortman fino al laboratorio. Nessuno deve entrare in questa casa. Ricordalo, Virginia. Sono io, Sam. Siamo in ritardo. Ma che cosa ti succede? Niente, e voglio restare così. Va bene, ma parliamone un po' almeno. Non c'è niente di cui parlare. Pensi che sia impazzito? Tu ridevi di me e della mia teoria. Tu puoi essere uno di loro. Sam, tu stai male. Vieni da un medico. Nessun medico. Tu bada la tua vita che io bada la mia. Stattene lontano da me. Mi senti? Non avvicinarti a me! Cerca qualcun altro all'infuori di me, fa meglio a risparmiare fatica.
Sono andati via tutti? Sì, tutti. L'ultimo comunicato da qualche speranza? No, nessuno. Ma mi creda, Morgan, troveremo la soluzione. Ma quando? Ne abbiamo bisogno adesso, io ne ho bisogno. Lei è il solo che non ha avuto paura di venire qui oggi. Cosa sta per succedere, dottor Mercer? Dovrà perire il mondo intero prima che qualcuno trovi un qualsiasi rimedio? No, non lo credo affatto. Non nego che stiamo assistendo allo sviluppo di alcuni strani processi evolutivi, ma l'umanità non sarà distrutta. Il fatto che noi stiamo qui oggi a lavorare per salvarla ne è la dimostrazione. Va bene, andiamo. Ho chiamato il medico, ho dovuto. Ti avevo detto di non chiamarlo! Bob era diventata cieca, non vedeva. Agitava le manine cercandomi e poi, ad un tratto, morta! Morta! Sono venuti quelli, ho tentato di fermarli, ma l'hanno presa! Ho visto un autocar. Era quello. Era quello! Autocarro è appena arrivato dal quartiere nord. Ho detto, questo autocarro è appena arrivato dal quartiere nord. Non lo so, signore. Senta, lei non può stare qui. Se ne vada. Ho detto che se ne deve andare. Voglio mia figlia. Signore, là dentro ci sono molte altre figlie. Anche la mia. Bob, cerca di dormire un po'. Non posso. Appena chiudo gli occhi vedo quella specie di inferno. Quel maledetto cratere. Non dovevi chiamare quel medico per nessuna ragione. Stavo morendo, Bob. Volevo soltanto... Per farla gettare nelle fiamme. Avremmo potuto almeno darle una dignitosa sepoltura, un posto... Bob, ti prego, non torturarti, ormai è tutto finito. È tutto finito. Ma non finito fra noi, Bob. Ci siamo noi due. Le volevo bene, almeno quanto te. Non costruire un muro fra noi. Signora.
Sì, hai ragione. Scusami, Virginia. Bob. Dimmi. Quando tutto questo sarà passato, potremo averne un'altra. Virginia! Te lo prometto, non ti lascerò portar via.